world, I am gonna walk until my feet refuse to take me any longer. Yes, I'm gonna walk and walk some more. Devi traslocare? Non preoccuparti, ci pensa Ciro. Devi smontare e imballare i mobili e poi rimontarli nella nuova casa? Non preoccuparti, ci pensa Ciro. Non sai dove mettere a deposito i tuoi vecchi arredi? Non preoccuparti, ci pensa Ciro. Traslochi e depositi Ciro Lodato. L'organizzazione perfetta che risolve tutti i tuoi problemi con un attrezzato parco automezzi e piattaforme aeree per tutte le altezze. Personale qualificato per lo smontaggio e rimontaggio di ogni tipo di arredo e per ogni tipo di trasloco. Ampi depositi con copertura assicurativa per risolvere ogni problema di spazio. Affidabilità, sicurezza e competenza. Hanno un solo nome, Ciro Lodato. Traslochi, trasporti e depositi. Corso Umberto I 281, Cava dei Tirreni. Telefono 089 46 65 94 o 348 320 31 87. Sorrentino Travel the Best. Agenzia di viaggio, tour operator, noleggio bus, minibus, gran turismo e autovetture. La Sorrentino Travel the Best dispone di una vasta flotta di automezzi, con diverse tipologie di vetture, tutta di recentissima immatricolazione. Con la sua professionalità ed esperienza offre ai suoi clienti servizi impeccabili e sempre all'avanguardia. Crociere, pellegrinaggi, teatro, vacanze al mare, sulla neve, in Italia ed all'estero per viaggi di gruppo ed individuali. Visita il nostro sito e scegli tra le nostre tante offerte la vacanza giusta per te. Sorrentino Travel the Best, da oltre 50 anni, leader nel settore noleggio bus e viaggi. A Cava dei Tirreni, al corso Giuseppe Mazzini 56 089 34 56 03 e a Salerno, in via Costantino Lafricano 15 089 23 31 37. Sorrentino Travel the Best, vi portiamo ovunque. Ben ritrovati sulle nostre frequenze, nuovo appuntamento della nostra trasmissione Ditelo a noi, un appuntamento tanto richiesto, tanto seguito da voi, e lo so, mi fermate, ci fermate, fermate me, gli amici della redazione, è un appuntamento che ci teniamo a mantenere per dare informazioni sulla nostra città. Numerose e copiose le email che ci giungono alla nostra redazione, la tvdicava@gmail.com oppure la segreteria telefonica 089 99 51038. Una trasmissione che mira, come sapete, a sensibilizzare le coscienze di tutti quanti voi. Voi ci rimbrottate che l'amministrazione non fa questo, non fa quello, ma voi stessi fate tutto quello che dovete fare? Fate un'attenta raccolta differenziata? Non buttate le gomme per terra o le cicche dopo aver fumato, quelle di sigaretta, ovviamente. Quindi siete le persone accorte, persone per bene?
Allora andate d'accordo con Livio Trapanese e con tutta la redazione di questa nostra trasmissione. Veniteci a trovare, siamo in via della Repubblica numero 12, sarà veramente una gioia accogliervi e ricevervi. Quell'amico che mi ha segnalato questa strada, detta via vecchia comunale o via del diavolo, si sbaglia. Quella strada che è a Marini, scendendo da Marini dopo la piazzetta, sulla sinistra c'è quella discesa ripida e in fondo ci sono due paletti, si sbaglia. Quei paletti non li hanno messo dei privati, li ha messi l'amministrazione comunale in tempi lontanissimi. Questo perché c'era un abuso, è sempre uguale, come c'è un abuso arriva la catena, arriva il cancello, arrivano i paletti, no? È un esempio pratico, proprio in via Edoardo De Filippis, la gente parcheggiava fin sotto ai palazzi, no? Alla parete del palazzo, l'assessore Carlei ha dovuto mettere i pali, quindi dove c'è un abuso ci sono cancelli, pali, catene e quant'altro. Questa viva la democrazia, alleluia. Quindi quei paletti furono messi dall'amministrazione perché c'era della gente poco per bene che quando scendeva e saliva e scendeva a tutta velocità. Scendendo si poteva rompere pure le sopracciglia, dico io, no, perché è pericolosissima. Quindi bene stanno quelle due colonnine di ferro e che siano lì per sempre, fin quando non ci educhiamo tutti quanti e non diventiamo persone civili. Mi reclamate l'isola ecologica, faremo uno speciale la prossima volta, è vero, avete ragione, io l'ho detto tante volte, ne parlai anche con l'assessore Murolo, ho parlato con l'assessore Sarsano, risultati non ne ho visti, avete ragione, 3 ore e mezza di mattina, solamente lunedì, martedì, giovedì e venerdì, 3 ore e mezza, 8:30, 12, e niente, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, 8:30, 12, il mercoledì dalle 15 alle 18:30. Sabato chiuso, veramente è una cosa che ci offende. Poiché l'isola ecologica, sindaco, resterà aperta per altri 6 mesi, come lei ci ha comunicato, per favore valuti lei di dare disposizioni che si ampli l'orario. Non è possibile solamente rispettare questi orari. 8:30-12, lunedì, martedì, giovedì e venerdì. E niente, per non dire nulla, è niente proprio, è poco, è zero. Come il mercoledì, appunto, 15:30-18. E ci sono tanti volontari civici, c'è questo, c'è quello, ci sono gli LSU, c'è una marea di gente, ci sono i ragazzi della protezione civile. Vengo pure io, che problema c'ho? Vengo pure io a fare il mio turno, facciamo una scaletta, quando è il mio turno sto là. Tanto non ci vuole l'arca di scienze a mettere la schedina lassù, la card che abbiamo, no, del cittadino, e quindi poter conferire quello che vogliamo. Allora, amico Di Marini, hai detto cose inesatte. Prima di parlare, tutti quanti, lo dico a tutti quanti voi, prima di aprire questa, la bocca, ponetela in sintonia col cervello, non dite cose campate in aria, informatevi, eh? Non è che vomitate le cose su di me o sulla redazione e noi ci poi dobbiamo preoccupare, vai al comando, vedi, eh? Vogliamo essere vostri servitori, ma vogliamo essere servitori oculati, su cose oculate che voi ci suggerite, no su a volte nefandezze, eh? Siamo un po' stufi di questo, cercate di civilizzarvi un pochetto o di scendere le segnalazioni. Siamo andati ai Pianesi, va bene? Abbiamo percorso tutte le strade, via Pellegrino, via Baddi, Piazza Bassi, regia. Ditelo a noi, eppure l'insediamento, il primo insediamento della Valle Metelliana, voi sapete la nostra città nasce prima tutto quello che è il circondario, il borgo, no? Nato dopo, molto dopo, nel 1500, parte del 1500, quindi prima tutta le frazioni per borghi, peccato veramente perché questo borgo Pianesi è realmente abbandonato, buche, l'avete detto in questa telefonata che ci avete fatto in redazione, approfitto 089-9951-038, continuate a farle, buche, sosta selvaggia, vieti di accesso di transito che non vengono rispettati, zone di rimozione che non vengono rispettate, ma ascoltiamo. Ecco questo signore che mi ha fermato e vuole dirci qualcosa. Il nostro amico, il signor Trabucco Domenico. La situazione è un po' critica qui. Molto, molto critica. Ma hanno fatto il senso unico. E le macchine non rispettano diciamo, i divieti di sosta con rimozione. Con rimozione. Quindi ognuno fa come vuole. Fa come vuole, nel senso tempo non va nessuno vigile a capo, oggi qua sopra per. Non viene. Non viene nessuno, qualche volta lo chiamano e così dopo un paio di giorni viene.
C'è un'opera di... La scuratezza generale ai pianisti. Noi sappiamo che devono essere fatti dei lavori, fatti, ma speriamo che poi dopo la gente incominci a sostare, a parcheggiare dove è giusto. Speriamo. Per ora certamente non è una bella situazione. No, assolutamente, voi lo vedete con i vostri occhi. Non è che... Volete fare un messaggio al nostro sindaco? Ma se gentilmente tiene più a cuore i pianisti, ecco. Visto che è il primo insediamento, questo è storico. A parte, ma poi ha avuto parecchie diversi voti dai pianisti. Questo è tutto. Ditelo a noi. Avete visto? È una situazione paradossale, ovviamente. Ringraziamo il nostro amico che ha voluto intervenire spontaneamente in questa dichiarazione, molto sentita, ovviamente. Lui è uno storico residente, questo signore, e ci fa tanto piacere. Perché le informazioni che voi ci date, noi le andiamo a verificare. Non pensiate che noi le cose, ce le date, noi ce le scendiamo, ce le caliamo, come si suol dire. No, no, le andiamo a verificare. E questo costa sacrificio, cioè ci impegnate in maniera distorta. Quindi voi vedete una qualcosa secondo la vostra ottica e poi vai a verificare tutto al contrario. Io da oggi in poi prenderò nome e cognome e numero di telefono e vi telefonerò e dirò: sei uno stolto, sciocchezze a me non le devi raccontare, a me questa televisione, devi dire cose concrete, cose costruttive, cose che fanno bene alla città o per far bene alla città, d'accordo? Quindi tempo da perdere noi non ne abbiamo, chiaro? Qui Largo Bassi, abbiamo visto via Pellegrino, sindaco, effettivamente via Baldi, è un percorso di guerra. Sappiamo che c'è tutto un piano, un progetto di riqualificazione che deve essere attuato e ci fa piacere. Intanto quei lercioni e zozzoni che buttano quella spazzatura è una cosa bella? Se ci sono le buche, perché i soldi sono pochini, però c'è questo progetto di riqualificazione e sarà fatto, no? Si parla anche di opere importanti. In attesa di questo però, a me, alivio, al cittadino, compete tenere pulito quello spiazzo, quella strada. Questo è il mio dovere. Non è che devo pretendere solo dall'amministrazione. Il sindaco, l'assessore, sempre quello dite. Ma io faccio il mio dovere, io sì, io lo faccio il mio dovere, sempre, da quando sono nato, devo dire. No, di verità, dall'età dello scautismo, perché pure ero un ragazzetto un po' discoletto, dallo scautismo in poi mi hanno inquadrato i miei capi, Dante Manzo, Guglielmo D'Alessio, eccetera, e questo mio modo di vedere e di pensare l'ho tramandato anche nella mia carriera, ai miei uomini. Io non ero un comandante acqua di rose, ero un comandante che seguiva le cose e le portava a termine, ok? Voi sapete il lavoro che ho svolto. E le cose non le tamponavo, se c'era un problema lo portavo a fondo. Come sto problema, siamo veramente dispiaciuti. Siamo stati in via Giovanni Bassi, mi sembra si chiami Giovanni, no? Scendendo dalle suore di Villa Formosa per tornare in via Balzico. Guardate, no? Guardate. Ditelo a noi, una bella email, dove avete dettagliato ovviamente quello che effettivamente era una cosa bella, fatta veramente bene, poi col tempo non sappiamo perché è stato questo benedetto, maledetto bitume a coprire. Vi ricordate quando fu aperta questa strada, via Bassi, se non vado errato Giovanni, perdonatemi se non si chiama Giovanni, comunque via Bassi, stiamo scendendo ovviamente, lo sapete qui alla sinistra c'è proprio il rione Pianesi, fu fatta questa strada, quando fu aperta io la percorsi a piedi, veramente era una cosa bella, questi quadrati a terra, questa mattonellina bianca, veramente fu una cosa simpatica, un arredo credo unico, poteva essere per un borgo secolare come questo qui. Purtroppo man mano che si sono alzate queste piastrelle bianche, altro non si è potuto fare, ma io non penso che sia stata una soluzione giusta e saggia, forse per fare presto ovviamente, per spendere meno. Ecco, invece delle mattonelline bianche è stato messo dell'asfalto, del bitume, vedete? Eccolo qua, questi furono gli americani a portarlo per fare le piste di atterraggio degli aerei, no? Ecco questo bitume, è stata una buona cosa, per carità, oggi è veramente sulle autostrade ne godiamo, però qui su questo borgo credo che andavano riposte le mattonelline bianche, ripristinato così com'era, ditelo a noi. Sono saltate queste piastrelle bianche, evidentemente erano di un spessore limitatissimo, no?
sto benedetto bitume. Ma per quanto mi risulti, lo inventarono gli americani per tirare giù le piste d'atterraggio per gli aerei. Cosa santa, buona e giusta. Quindi bitume, sabbia, sabbione, miscolato al caldo e si fa questo impasto. Quando fu inaugurata quella strada, veramente io, quando avevo qualche ospite, facevo apposta, facevo il giro per l'abbadia, lo portavo a Corpo di Cava, eccetera, eccetera. Poi me ne scendevo per questa strada dopo il quintivio dove sta la Guardia di Finanza, no? Il passetto, diciamo noi. E quindi mi andavo per i pianeti e facevo quella strada perché era bella. Perché quando uno ha un ospite fa vedere cose belle, e ce ne sono tantissime a Cava, prima di sputare per terra, che in una città come questa ve la sognate, amici miei, girate il circondario, girate. Io ho visto mezza Italia e purtroppo per ragioni affettive per i miei figli sto vedendo anche l'Europa. Noi siamo ancora una città vivibile, ma per quelli che purtroppo insistono nel mantenerla vivibile come Livio Trapanese e come gli amici della redazione, che se andassi dietro a voi che sporcate e insudiciate, Alfonso Carleo, sono saltate ste benedette piastrelle bianche che sicuramente saranno state di spessore limitatissimo, capisco, ci fai mettere il catrame. Gli dovevi cavare tutti i denti a quello che ha fatto sto lavoro. Gli facevi aprire la bocca con le pinze e gli cavavi i denti, che non è una cosa bella, no? Ma che puoi aspettare? Quel catrame deve restare lì finché campi, o campo, o campiamo, oppure un giorno qualcuno si deciderà, farà rimuovere quel catrame e far rimettere le piastrelle. Stavolta falle fare più doppie. Stanno facendo una pavimentazione a Vienna, dico sempre le stesse cose io, no? 33 centimetri profonde sono, larghe 40 per 20, 33 di profondità. Ma chi le deve smuovere? Manco un carro armato le smuoverà, caro Alfonso. Ho saputo che il sindaco ha dato disposizioni nella pavimentazione nella nuova area della ZTL, Corso Mazzini, via Arena e via Castaldi. Ecco, avete capito dove? Prima della Mazzini, prima della scuola Don Bosco, ha disposto dei San Pietrini, se non vado errato, o del mattonato più spesso. Ma ci vuole il sindaco? Tu ingegnere, tu geometra, tu direttore dei lavori, tu responsabile dei lavori, che benedetto, che guardi, che fai? Dai dei suggerimenti giusti. Il lavoro si fa una volta, è fatto bene, punto. Mo che andiamo allo stadio fra poco, faccio vedere. Che bella cosa, che bella vergogna. Quindi, non va bene, Alfonso, fai rimuovere quel catrame, là, quel bitume, chiamalo come ti pare, fai rimettere quelle mattonelline bianche, che è una cosa bella, è una cosa che veramente arricchiva quella strada e ci dava veramente un tocco di dignità in più. Non basta il borgo porticato, che voi lo tenete come una monnezza, eh? Anche i commercianti, anche voi, l'altro giorno con la redazione qui davanti all'orefice a fianco a noi, non mi ricordo neanche come si chiama, io quando mi arrabbio, ma tutto, quando abbiamo 7 riti di liquidi, tutte e 7 mi salgono alla testa. Un giorno non consentito, c'era dell'indifferenziato, quelle praline o palline di materiale, regia mi aiuti? Polistirolo, no? Buttate a terra. L'operatore della seta a uno è andato a raccogliere, erano centinaia a terra. Lavatevi la bocca quando parlate della seta, lavatevi la bocca, fatevi gargarismi con l'acido muriatrico, che questi ragazzi veramente sono dei pionieri. Questo è cosa devo dire, che i pionieri quando salirono questa gradonata veramente era un piacere, siamo andati alla Santissima Annunziata. Ditelo a noi, avevamo qualche riserva per venire quassù, ma non per non venire, per carità, che pensavamo che fosse tenuta meglio, no, questa gradonata che poi dall'Annunziata, dalla prima curva, quella che poi porta alla serra, porta al castello di Sant'Aiutore, mena qui a Soprarco, pensavamo che veramente fosse tenuta meglio e bene. Probabilmente qui alla mia destra ci sarà una condotta, se no delle fogne sicuramente, o la condotta delle acque piovane, non lo so. Però chi deve percorrerla, qui ovviamente può scivolare, si spezza tutte e due le gambe, ma questa veramente è impraticabile. Ci avete anche segnalato una dovettura abbandonata da tempo, eccola qui, ve la facciamo vedere. Quindi qualcosa andrebbe fatto, che ci sono delle famiglie residenti sopra, e si vedono appunto, state vedendo anche i palazzi dove ci sono queste abitazioni, e deve essere percorsa e ripercorsa quotidianamente. Certo, a scendere ho notato che si potrebbe anche scendere di qua, e
facendo ovviamente, stando attento a tutte le insidie che ci sono, ma a salire, non lo so io, ci vorrebbe un cuore che adesso una pompa ad alta pressione. Ditelo a noi, togliamola questa macchina, e se è possibile dare almeno una sistemata, una pulita, togliere tutte queste erbacce e renderla, non dico com'era un tempo, io non me la ricordo quando con i Boy Scout passavamo di qua, non me la ricordo proprio, eppure ricordo tante cose. Ditelo a noi. Via Francesco Sorrentino si chiama quella strada, e voi sapete che proprio dalle fade dell'Annunziata, della Santissima Annunziata, a sinistra si va alla serra, sulla destra c'è questa strada via Francesco Sorrentino ed è una gradonata. Sul lato sinistro della gradonata sarà stata sicuramente posizionata una fogna che si vede, le condutture anche importanti, che si vede dalla gobbetta, insomma, da come è stato predisposto. Però quella gradonata che viene percorsa e ripercorsa non può restare così, no? Non è corretto. Come quella in fondo a Via Sala che abbiamo percorso recentemente, la precedente trasmissione, precedente ancora la penultima. Quindi voglio dire, non va bene che sia abbandonata così, come non va bene quell'autovettura ferma. Maggiore Ferrara, se sbaglio mi corregga, ma mi corregga come le pare, per iscritto, mi fermi, me lo dica. Mi riferisco pure a Tenente Pino Senatore, a Tenente Avagliano, a Tenente D'Acunto, no? Colonnello Cristiano. Se un'autovettura è ferma da oltre 60 giorni su una pubblica area, quindi carreggiata, che quella è una strada, deve essere rimossa come sancisce l'articolo 157, terzo e ottavo comma? Sì, deve essere rimossa, perché quella macchina lì c'è sta da mesi, se non da anni. Un'altra l'abbiamo trovata altrove, ve lo faccio vedere. Lo maggiore, mandi una pattuglia, se non vado errato c'è ancora la targa, sì, c'ha la targa, la faccio elevare con i terminali, vede chi è, chiama il carro attrezzi, gli fa la sanzione e togliamo quella, perché poi quello sarebbe un rifiuto speciale, no? L'abbandono di autovetture. RDPR 915, se non vado errato, dell'82 che sanzionava l'abbandono di autovetture, come in questo caso. E non va bene. Quindi, Assessore Carleo, possiamo fare una sistemata a quella strada quando è possibile, voglio capire adesso inverno, tutto quello che vuole, però sta gente che la percorre su e giù, lì sono diverse abitazioni, lì si va sopra arco, no? Credo che l'abbiate percorsa quella strada qualche volta, andateci piano piano, uno scalino per volta, veramente si gode un bel panorama da lassù, però passarci adesso è anche pericoloso e quella macchina va rimossa, via, 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 deve essere rimossa, lo dice la legge e la legge va rispettata, è fatta rispettare, no? Quindi Maggiore Ferrara, mi affido al suo acume, mandi un'unità operativa col carro attrezzi e la faccia rimuovere, perché non è giusto che stia lì. Avremmo voluto, infatti ne parleremo adesso, non trovare quello che abbiamo trovato qui a Casa Riceri, proprio in via Sante di Marino, a Sant'Arcangelo, regia. Ditelo a noi. Ce l'avete detto verbalmente, ci avete fermato in piazza, un gentile signore con la consorte, nomi ovviamente per ragione di riservatezza, che è giusto che sia così. Ci troviamo a Sant'Arcangelo, Casa Riceri, angolo via Sante di Marino. Cosa si lamenta? Questo l'abbiamo notato anche noi, no? Abbiamo notato questo furgoncino, questo camioncino, che è circa un anno fermo sulla pubblica strada, vi è un telone sopra, abbandonato, non sappiamo chi è, però è un anno che è fermo qui. Quindi un appello al colonnello Cristiano, alla polizia locale, al tenente Pino Senatore, al maggiore Giuseppe Ferrara, si faccia una ricognizione, targato Trento, lo leggo assieme a voi, 542-822, via Sante di Marino, una serie di problematiche ci sono, qualcuno ha occupato parte della sede stradale, dello spazio pubblico, ci sono delle maniere incredibili, c'è una curva pericolosa, stretta. Dovesse succedere qualcosa, qui come fanno i mezzi di soccorso ad arrivare? Quindi va ipotizzato, Assessore Carleo, anche l'allargamento della strada. È un piccolo tratto, quindi si può espropriare veramente un paio di metri, un metro, e allargare la strada, allargare questa curva che è pericolosa. Quindi dopo la strettoia, ovviamente, non abbiamo detto una cosa importante, che a sera, quando si vedono tutti quanti, questa piccola piazzetta che voi avete visto, che qui nelle riprese, viene sovrastata di autovetture, quindi anche il passaggio pedonale addirittura non è possibile. Via questa eterna muraglia di lamiere, no? Che voi vedete, è veramente una cosa
che effettivamente andrebbe risolta anche per dare decoro a questo slargo, a questa strada, tenendo presente che è un insediamento millenario, quindi daremo anche lustro a queste nostre abitazioni. Sarebbe una cosa veramente bella, quindi andrebbe rifatto il muro, andrebbe ripristinato un po' tutto quanto e soprattutto di smettere queste, togliere queste lamiere che non va bene, non va bene all'occhio, non va bene a niente. Vicino a queste lamiere si hanno fatto male anche i miei figli. I bambini, i nipotini, sì. Eh sì, perché ci sono, vedete, tutto rotto, tutto. Poi la macchina si incrocia, uno scende nella sala, è sempre una... È la tragedia, signora. Sì. Poi la piazzetta ci dicono che è sempre piena di vetture la sera. Sì, però stanno gente che sta nel portone. Qua stanno i miei figli, 3-4 macchine, anzi sono 3. Quindi si incrociano e qua quando girano sembra un disastro perché è stretta la strada. Fatto anche un senso unico, insomma, un senso rotatorio, salire da Casaliceri semmai scendere qui. Sì, si allarga la via e allora pensi che è diversa, si possono girare qua, si incrociano qua, uno che deve passare, l'altro che deve uscire. La signora come si chiamate? Sì, Anna Maria Urbini. Grazie signora. Prego. Vedete? Avete visto lo specialino? È una strada di cava quella, non lo so, forse neanche in un paesino del Nord Africa, sa, questi paesini proprio dove sono gli antipodi della civiltà, potremmo dire cosa del genere, mi vergogno anche dirlo. Quindi la macchina che stava all'Annunziata, qui troviamo un camion abbandonato, ci dicono i residenti da circa un anno, un camioncino, sarà di 3 quintali, portato di 3,5 quintali, credo, non lo so. 35 quintali, non te l'ho sbagliato, 3 quintali e mezzo, 35 quintali, maggiore, la stessa cosa. Mi permisi di telefonare quando abbiamo fatto il suo specialino alla sala operativa, non voglio dire chi mi ha risposto perché ci siamo anche presentati vicendevolmente, provvedo, Alivio, non lo pigliate per il naso, ok? Non mi dovete prendere per il naso, chiunque esso sia, non lo tollero, non lo consento, è un mezzo abbandonato. Non avete la contezza che sia oltre 60 giorni? Allora avete il diritto dovere, ma soprattutto dovere, di vedere, rilevare la targa, mi sembra che è targata Trento, se non vado errato, Bolzano, Trento, non mi ricordo, va bene? Basta andare lì, all'angolo, via Sante di Marino, su a Casericci, e trovate sto camion, addirittura con un telo, c'è l'assicurazione, non c'è l'assicurazione, se uno ci sbatte contro, può succedere qualunque cosa, ma è solo fatto che sta sulla sede stradale, non può stare, non deve stare, se non oggetto di furto, dice la legge, più di 60 giorni. Quello è stato 60 anni là, 60 anni no, non lo so, mi dicono che circa un anno, quindi non va bene. Ci sono delle occupazioni, avete visto nella stradina delle cabine là, dei manufatti dove ci sono gli impianti del gas, non è una grande cosa per l'amor di Dio, però quella strada stretta, deve passare un'ambulanza, deve passare un mezzo di soccorso, penso ai vigili del fuoco, no? Quindi quella strada va allargata, quella muraglia di ferro arrugginito, che la, diceva la signora, e la ringraziamo, se ho fatto male anche i nipotini, ma è una cosa bella, nel 2012, ma siamo pazzi. Io non so di chi sia quella proprietà, non lo so. Una volta si voleva istituire il vigile di quartiere, o Samaron, dico io, chiedo scusa per il vernacolo, almeno il vigile di quartiere è costretto a girare e a relazionare. È una strada quella, ma quale strada? Quello non è niente, è solamente una cozzaglia di ferro, stretta, angusta, brutta e con mura lesionate. Che strada è? Quindi se deve essere eseguita un'attività di esproprio, venga fatta, si allarga la strada, si mette in sicurezza, o sto signore si fa fare il muro da capo, io non so, ripeto, non so di chi sia, non mi interessa. Noi dobbiamo denunciare le cose che non vanno e ringrazio chi ci ha sensibilizzati per questo. Samuraglia di ferro è bello, ho un ospite, lo ricevo a casa, facciamo una passeggiata, che qua, come mi considera questo? Dice, ma sta africano, ma dice, Livio, ma dove abiti? Se poi lui viene da Scampia, ma porto lui a me a Scampia, ci vieni qua, ti faccio vivere in un posto. La mia è una città civile, una città che ha il decoro, che voi state togliendo sto benedetto decoro, come i commercianti, parlo sempre di via Benincasa, no? Piazza dei Marini, su tutta questa merce esposta. Tenente Ferrara, mi dicesti stiamo rifacendo il regolamento per quanto riguarda l'arredo urbano, fallo presto,
che non è bello tutti questi panni esposti, sta merce, sta mercanzia. Sta diventando un bazar, cava dei Tirreni, che non era questa. Mannaggia il mondo, mannaggia il mondo. Sta liberalizzazione Bersani, a lingua gli avrei tagliato a Bersani, tutto il rispetto, per l'amor di Dio, ma liberalizzare manco va bene tanto, perché non si capisce più niente, come dice il mio amico Aldo Trezza, presidente della Confesercenti, ognuno fa come gli pare. Però Franco, io ho visto oggi, venendo in televisione, il solo pubblico lo occupa, c'ha sto furgone davanti, spero che Giovanni Muoio, la Metellia, lo faccia vigilare, paghi quello che deve pagare, sto furgone aperto, la roba sul marciapiede, sotto i portici, là, via bene in casa, avete capito quel bazar, adesso il nome mi sfugge, non lo voglio manco sapere il nome, che poi mi arrabbio, lo sapete, sempre i 7 litri che salgono al cervello e le cose non vanno bene. Quindi qualcosa dobbiamo fare su questa strada, via Sante di Marino, non è corretto, Casariceri, questo camion, questa strada stretta, piena di ferro, piena di queste mura, speriamo che qualche giorno non crollino queste mura e non dobbiamo piangere, o facciamo finta di piangere, facciamo finta, facciamo finta. No, io mi dolgo veramente quando succedono queste cose, come sono rimasto veramente mortificato andando a Simonetta Lamberti. Una cosa bella e due brutte. Regia. Ditelo a noi, questa chicca l'abbiamo scoperta proprio ieri con Rino Ferrara, proprio nell'incontro di calcio col Messina, no? La Procavese Messina. Dopo 30 anni, ci sono voluti 30 anni, ma forse più di 30 anni, per vedere questo tavolato, qui c'era un tavolato, amici a casa, che è durato 30 anni, però purtroppo era sbirlengo, avevamo tutti paura di metterci il piedino sopra, insomma, che poi ognuno di noi ha il suo peso. Bene, l'assessore Carleo si è deciso e ha fatto fare questo, noi riteniamo, un buon lavoro, ecco, così da sicurezza a noi giornalisti, ma a quanti poi ospitiamo. Assessore Carleo, una cosa deve essere fatta però, proprio ieri abbiamo avuto ospiti, lo dicevo prima, gli amici dei giornalisti del Messina, ma anche altri, delle partite che giochiamo in casa, a questo rattoppo, a pezzo là sotto, glielo possiamo fare? Lì è la zona riservata agli ospiti, che da noi è bello ordinato, pulito, sistemato, sa cos'è? Insomma, abbiamo avuto sempre un senso di ospitalità elevatissimo, noi di Cava dei Tirreni, una promessa gliela possiamo strappare? Abbiamo fatto 30, facciamo 31, no? Non andiamo via perché c'è un mascalzone che tutte le domeniche, quando la Cavese gioca in casa, fa una cosa che si deve solo vergognare. Io spero che un giorno Mario o Nicola lo acchiappino, gliela facciano mangiare. Andiamo a vedere che si tratta. C'è scritto WC signori. Sì, è per i signori uomini, no? Per l'altra parte è per le donne, la toilette per le signore, dall'altra parte. Ma questo maiale che ha fatto sta cosa, e lo fa ogni 15 giorni, fa una cosa buona, io non so qual è la tua lagnanza, perché lo fai, perché una ragione ci deve essere. Ma secondo te, dovesse entrare tuo padre, tuo fratello, tua madre non c'entra qui, tuo fratello, tuo padre, tuo zio, e vede quella cosa a terra, cosa dice di Cava dei Tirreni? Che viviamo nella... Ma sei tu che sei un animale, guarda, vergognati, vergognati di quello che fai, crei un danno alla città, al calcio e quanti ci lavorano qua dentro per renderlo decoroso e dignitoso. Ma non finisce qui, andiamo a vedere un'altra cosa. Meglio andare via a sto punto, perché se ci mettiamo a girare nello stadio, avete visto questo atleta che si è prestato per noi, per non farmi bagnare, dicevo vado io, acqua dappertutto. Sono i bagni proprio sotto la curva nord, vi ricordate 3-4 anni fa, anche meno, sono state fatte queste opere veramente che dovevano essere risolutive. Invece, come vedete, ci piove dappertutto, ma è quanta pioggia, quanta acqua, poi si sta staccando l'intonaco un'altra volta. Non abbiamo potuto visitare quel locale destinato agli atleti della rondine, ma ci dice il nostro atleta, che ovviamente non vi riveliamo chi è perché è un caro amico, e giustamente non vuole comparire, che in quel piccolo locale occupato dalla rondine di acqua ce n'è tanta e tantissima. Non lo so, sindaco, lei non c'era 3-4 anni fa sicuramente, però questi lavori sono stati fatti con i piedi, sono stati buttati soldi inutilmente, a che serve avere dei servizi inagibili? Quindi anche una curva, e mi dicono che la stessa fine prima o poi faranno anche gli spogliatoi del, chi ne se ne intende ovviamente, io sono un grande ignorante in questo, chi se ne intende di questi lavori, mi dicono che fra 2-3 anni al massimo gli spogliatoi, i bagni e quant'altro destinati agli atleti faranno la stessa fine. Ditelo a noi, ma con amarezza.
32 anni ci sono voluti. Grazie Assessore, veramente, Alfonso Carleio. Lo diciamo tutti i giornalisti di Reni, soprattutto le emittenti, lì è ovvio la postazione per le telecamere, però abbiamo visto che è stata risanata tutta quell'area, questa è una cosa buona, prima c'era un tavolato, mi ricordava Rino Ferrara che quando venivano gli operatori della RAI ai tempi della Cavese, parliamo di tempi d'oro, che torneranno, abbiate fiducia, vedrete che torneranno questi tempi d'oro, dovete avere fiducia, essere educati, fiducia ed essere educati, vedete che torneranno. Quindi dopo 30 anni, 31 anni, 32 anni, finalmente è stata sanata, quindi è stato riposto il calcestruzzo e quindi stiamo in sicurezza e si può operare, una domenica sì e un'altra no, per quanto riguarda le riprese, e questa è una cosa buona, avete fatto bene. Quel maialetto che va a fare cacca là davanti, cosa pensa di fare? Un dispetto a Mario? A Natale? Un dispetto a chi? Agli operatori della Cavese? A chi? A chi? Un dispetto agli impiegati del Verde Pubblico? A chi crede di fare dispetto a fare tutte le domeniche sta cosa? Ma un giorno chi sa che il nostro Signore non lo lasci acquattato per terra, lo troviamo morto là? Così abbiamo scoperto chi è quest'animale e poi non lo piangeremo, è normale, che un animale, mi spiace per gli animali, io rispetto e amo gli animali, ma lui certamente io non piangerò, perché è una vergogna. Sti lavori fatti alla curva nord, 200-300.000 euro mi dicevano, 3-4 anni fa, ma avete visto che vergogna? Dei bagni eccezionali, ordinati, puliti, non ci si può entrare perché ci sono 10 centimetri d'acqua. Perché da sopra piove, ammazza, oh. E piove oggi, e piove domani, e piove dopodomani, dico sto ferro, sto cemento armato, sicuramente è fatto in cemento armato, la gradonata e la curva nord, ma un giorno cadrà, è una cosa incredibile, mi dicono che nel ripostiglio dei ragazzi della rondine, infatti saluto la signora Musumeci, e con lei l'amico Francesco Musumeci, non possono entrare. Quelli fanno attività sportiva e quando piove, vedi su quell'atleta che si è prestato, ha detto, no, dove andate voi con queste scarpe? Le mie, no? Dice, ce le state, ora ci vado io, vabbè, si è prestato, lo ringraziamo. Vi rendete conto? Lavori per 200-300.000 euro, 200-300.000 bestemmie bisogna tirargli a quello. Spero che ci sia un contenzioso e mi auguro che sta ditta che ha fatto i lavori non sia di Cava dei Tirreni, se no si deve vergognare due volte. Io non so chi ha fatto questi lavori, ma mi dicono 3-4 anni fa, mi hanno detto, buttiamo soldi, e fanno la pavimentazione in Corso Umberto I, se spaccano e buttiamo soldi. Qualunque cosa viene fatta, chi vigila sui lavori? Chi è responsabile del procedimento? Chi? Chi? Maledetta legge, non c'è una fideuzione, deve pagare lui di tasca sua, maledetto. Io non lo so adesso allo stadio come si farà. Abbiamo dei locali, bagni uomini, bagni donne, che veramente sono tenuti bene. Grazie a Nicola e grazie a Mario che li tengono chiusi. Vi ringraziamo questi signori per quello che fanno. È vero? Però non si possono utilizzare perché ci piove dentro. Sindaco, mi permetto di dire, c'è il cancello alla Porta Carraia che è pericolosissimo. I cardini, parlo della parte grande, le porte grandi, qui non parlo della porticina, i cardini sono iperarrugginiti, quindi va fatta una manutenzione, va fatto qualcosa lì, è pericoloso, qualche giorno ci scappa pure lì, speriamo no. Come si deve fare? Io non lo so, quanto è vero il Dio. E non lo so con quanta pazienza Antonio Latrecchia, il mio amico medico, con gli altri medici, per carità, la signora ha bisogno, tutti i mesi, sono 5 medici, sono 5 crociati, prego regia. Siamo ritornati in via Giuseppe Verdi, vi ricordate la questione degli stalli gialli per diversamente abili, vi ricordate questo studio medico, sono 5 medici, ne vogliamo parlare col dottore Antonio Latrecchia perché ha avuto la risposta dal Palazzo di Città. Antonio, hai fatto una richiesta, uno studio molto bello, bello, uno studio medico è bello perché trovano delle persone che ci fanno vivere meglio, insomma, è bene, sono i medici. Però c'è un problema di parcheggio, lo vogliamo ribadire questo concetto perché questo diniego non l'abbiamo compreso.
Allora, voglio ribadire per l'ennesima volta che il nostro studio medico non è uno studio medico privato, bensì è uno studio medico pubblico. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per cui siamo sottoposti a degli obblighi sia di orario che di apertura dello studio. Pertanto, anche l'abbattimento delle barriere architettoniche rientra nell'ambito dell'autorizzazione che abbiamo ricevuto dall'ASL per l'apertura dello studio, con tutte le autorizzazioni sia da parte del Comune e sia da parte dell'ASL di competenza. L'unica cosa che per cui siamo veramente in disaccordo con l'amministrazione, ma anche sotto l'aspetto sanitario, come cura l'aspetto sanitario dei propri cittadini, avevamo chiesto la sostituzione di uno stallo, cioè lo stallo blu, con uno stallo giallo, anche perché davanti all'accesso della strada sono posti due stalli gialli, e quindi la sostituzione di uno stallo giallo per permettere l'accesso alle persone diversamente abili nel nostro studio. Questo tipo di richiesta è stata invece disattesa dall'amministrazione comunale dopo diversi solleciti, ma la cosa che ha lasciato molto perplesso, noi avevamo fatto una richiesta sia al sindaco, sia all'assessore competente, al presidente della Metel e al comandante. Tutte queste persone hanno disatteso proprio una visita per vedere come è posizionato il nostro studio medico e per cercare una soluzione. Chiedo scusa Antonio, ecco, scusami se ti interrompo, non è garbato, non è cortese. Ecco, hai parlato di orari diversi, facciamolo intendere, questo è uno studio pubblico che è diverso dal privato. Che orari osservate voi? Noi dalle 8 alle ore 19, quindi avevamo chiesto almeno questo tipo di intervallo per poter permettere l'accesso alle persone diversamente abili. Ci hanno risposto che l'amministrazione in seconda battuta non poteva perdere 20 euro al giorno per il parcheggio. Mi chiedo se la salute dei cittadini cavesi valga più o meno di 20 euro al giorno. Cioè è una cosa veramente che non... a definire vergognoso penso che sia poco. Comunque poi noi eventualmente prenderemo tutte le decisioni del caso per tutelare i diritti dei cittadini e dei pazienti. Giusto per essere più chiari, dottore Latricchia, mi scuserà. Se questo stallo blu, dove adesso questo Citroen C1 è blu, lo facciamo l'amministrazione, tenente Lamberti, chi sia, lo fa giallo, e viceversa uno dei due gialli diventa blu, i 20 euro non si perdono. Ma a prescindere, chiedo scusa, ecco, cosa vuol dire studio pubblico? Io non ho un laboratorio, non ho capito se me lo fa intendere meglio. Allora, sono un po' ottuso. Lo studio pubblico si intende che noi siamo vincolati agli stessi orari, quindi agli stessi obblighi che hanno le strutture ospedaliere, le strutture ASL di competenza, così come anche le farmacie. Tant'è vero che dinanzi alle farmacie sono posti gli stalli gialli per i diversamente abili. Non vedo per quale motivo noi non potremmo usufruire anche di questo tipo di servizio, ma non fosse altro per noi, per le persone diversamente abili, perché noi nel momento in cui abbiamo aperto lo studio, l'ASL ci ha dato il permesso per poter aprire lo studio, la prima cosa che ci ha chiesto è l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vedo che ci sia una contraddizione rispetto a quello che ci ha chiesto l'ASL e rispetto a come si è posto il Comune. Infatti le barriere sono state abbattute, vi è una porta proprio idonea per far accedere diversamente abili, vuoi aggiungere qualche cosa? Mi posso riferire al dottore? Ecco. Allora, abbiamo la fortuna stamane, non credo quale paziente, ma se è paziente è uguale, insomma, noi abbiamo bisogno, dottore Latrecchia, atti medici, come presidente dell'AIMA, se ti vuoi presentare. Allora, io sono Gaetano Rispoli, presidente dell'associazione Anaima, che si occupa da 27 anni di handicap. Io qua oggi mi trovo in doppia veste, cioè come assistito e come Anaima, nel senso che due diversamente abili mi hanno sollecitato di avere un posto giallo vicino allo studio del dottore Latreccio e degli altri medici. Per cui io oggi sollecito anche da parte dei diversamente abili iscritti nella mia associazione questo cambiamento
di posto, di stallo tra blu e giallo, questo è tutto. Anche lei concorda nel dire che questo blu diventi giallo e uno dei due gialli diventi blu? Assolutamente sì, perché è una cosa anche per legge, cioè qua ci troviamo di fronte a handicap, cioè ci troviamo di fronte a situazioni purtroppo che i diversamente abili non possono subire sempre, questo è tutto. Anche perché noi lo vogliamo aggiungere e concludiamo, i due stalli gialli, dottore Latrecchia, l'amico Lamberti, sono posizionati in fondo, ecco, entrando in via Verdi, quando invece ovviamente se fosse qui il diversamente abile avrebbe una maggiore agevolezza nell'entrare. Le porte sono, cioè, sono proprio idonee per il diversamente abile. Ditelo a noi, facciamo qualcosa, tenente Lamberti, rivediamo questa posizione. È semplice, quello è un presidio medico dove noi possiamo trovare, i pazienti trovano 5 medici operativi di mattina e di pomeriggio, dalle 8 alle 19. Cosa si è chiesto Michele Lamberti, per cortesia? Di spostare che quei due stalli gialli all'ingresso di via Giuseppe Verdi, no? Proprio come non appena finisce l'ex cinema Capitol, e spostarli davanti all'ingresso del laboratorio, appunto, dell'ambulatorio dei medici. Quindi si tolgono di là e si mettono qua. Lì sono gialli e diventano blu, dove sono blu diventano gialli. E gli hai fatto il diniego? Vai a vedere Michele Lamberti, ma non uno, due. E io, cioè anche, insomma, diversamente abili, l'ASL ha voluto, ecco, il Varco ha voluto tutte le garanzie per ricevere i diversamente abili. Poi noi, la civica amministrazione, la polizia locale, Michele, la lettera è firmata da te. Non è possibile sostituire, e che ci vuole? Scusa, abbi pazienza, dai. Quei due gialli diventano blu e quei due blu diventano gialli. Quella macchina a centro che sta sulla fascia, sulle fasce gialle larghe, proprio davanti all'ambulatorio, quella non deve parcheggiare lì, amico caro, caro Michele. Abbi pazienza. Quindi, valuta questa possibilità. Diamo opportunità ai nostri diversamente abili di poter accedere in questo ambulatorio e poter essere accolti dai medici come bene. Parcheggiare laggiù, poi che fa? La carrozzina, pioggia, vento, no? Non è più logico che ce l'ha davanti alla porta. Parcheggia, va dentro, viene visitato e va via. E ne arriva un altro, rimangono vuoti per i diversamente abili. Vigiliamo che la macchina al centro, che alle spalle del panificio, mi dicono, no? Io poi non è che sono tanto pratico, queste stradine, poi non è che le percorro, però ho capito dove si trova. Quindi quella macchina non va bene, al centro, quelle due blu, falli fare gialli. Michè, non c'è niente di che, dai, probabilmente ti è sfuggito, hai detto nella missione ci sono già due, li togli di là e fai cambio. Ho detto 7 volte, la Trecchia Antonio l'ha detto, che saluto con lui tutti i suoi colleghi medici. Caro Antonio, fai qualcosa, pure tu. Sono pronto con te a sottoscrivere una petizione, perché anch'io posso divenire un diversamente abile da un momento all'altro, come pure qualcuno che sta ai vertici nostri può divenire, o no? Stavo dicendo un'altra cosa, è meglio non la dico. È meglio che sto zitto. Vi ricordate, abbiamo fatto uno speciale tempo fa, le 32 torri, vi ricordate le torri longobardi, quelle per la caccia ai colombi, il gioco dei colombi. Ai tempi dei Longobardi era caccia, perché era carne fresca, 32 torri a bocche a ferire, dalla Cidola a San Liberatore. Guardate questo specialino quanto è bello. ...8 settembre 1943... Mentre si annuncia il nostro armistizio, anche le limpide acque del Golfo di Salerno conoscono il furore della guerra. Poi, con la pace, la vita riprende il suo ritmo normale. Gli uomini sanano le loro ferite e tornano al quieto lavoro e alle cose che amano. A pochi chilometri da Salerno, nel seno di una fertile valle, Cava dei Tirreni riacquista il suo volto di grande centro turistico e riprende il millenario gioco dei colombi. Sulle pendici orientali della valle, elci, querce, tigli, carpini e pini
nascondono sui valichi l'apparato col quale da 10 secoli si svolge d'autunno la caccia ai colombi selvatici che migrano verso il sud. Ogni mattina gli uomini preparano l'insidia con le stesse forme descritte dalle antiche pergamene dell'epoca pre-longobarda. Sui valichi o flagari e i cosiddetti partitari distendono le reti dell'agguato e il più anziano, augurando il buongiorno, segna solennemente l'inizio della giornata. Buongiorno, partitari, buongiorno! Dalla valle dove sono scaglionati gli avvistatori, dalle torri dove sono i frombolieri, altre voci hanno risposto. Intanto sulle flagarie a Serra, a Borrello, ad Arco, Campitello, Rotolo, Costa e Valle, i partitari issano le reti sugli spilli, alte pertiche poste ai due estremi degli spiazzi, bene mascherate dagli alberi. Bisogna far presto. Dopo il riposo notturno, le schiere dei colombi possono arrivare da un momento all'altro. Dei colombi. L'attesa può essere di minuti, forse di ore, talvolta di giorni. Il passaggio dei colombi selvatici nel cielo di Cava dei Tirreni è abitudine di secoli, però ai liberi colombi non si può dare il foglio di via obbligatorio con un preciso orario di arrivo. Sulle caratteristiche antiche torri, i partitari scrutano l'orizzonte, pronti ad iniziare il gioco. Durante il periodo del gioco, dai primi di ottobre alla metà di novembre, una folla di giganti e di turisti si porta sulle plagarie, moderni eredi della passione dei principi longobardi e dei viceré spagnoli di Napoli. Come ogni gioco, quello dei colombi deriva il suo interesse dalla abilità dei giocatori. Beh, ma che c'entrano quei fucili? Qui non si spara. Qui si tratta di catturare con le reti il maggior numero possibile di colombi. Per ottenere questo risultato, i frombolieri posti sulle torri lanciano con le fionde dei sassi bianchi, coi quali deviano la rotta dei colombi. E con una serie di lanci appropriati, misurati nella distanza e nella direzione, aiutandosi con la voce, devono riuscire a portare i colombi sotto la rete. E la rete, opportunamente manovrata, dovrà imprigionarli. Fin dal momento dell'avvistamento, è dunque una questione di tempi, di manovre combinate, di intuito e di tecnica. L'attesa continua. Gli avvistatori scrutano l'orizzonte. Una voce lontana. Attenzione, ecco i colombi.
dalle trombe e dai corni, il segnale giunge alle plagarie. Gitanti e turisti corrono a ripararsi. I colombi hanno la vista acuta. Se vedessero gente prenderebbero quota e non sarebbe più possibile giocarli. Si avvicinano sempre di più. No, un colombo si è distaccato dalla schiera. Ah, abbiamo capito, sei un veterano. L'anno scorso ti sei salvato per miracolo e hai giurato di non cascarci più. Tutto ora dipende dall'abilità dei frombolieri scaglionati nelle posizioni strategiche del gioco. Ecco i frombolieri che lanciano le pietre imbiancate con latte di calce e i colombi le seguono. Forse le credono bianche colombe, forse no, comunque deviano il volo. Un altro lancio. I colombi raddrizzano il volo. Cercano di riprendere quota verso il valico dove gli uomini sono in agguato. Troppo sotto ora per le fionde. Le pietre vengono lanciate a mano. I partitari gridano. I colombi perdono la testa. Cercano una via d'uscita, ma l'unica via è il valico. E sul valico ci sono le reti. I partitari continuano a gridare. Sempre più sotto. Un attimo, la mano molla la fune che tiene ferma la rete. Il contrappeso precipita e la rete cade obliquamente trascinando a terra i colombi ormai prigionieri. La rete ha il fremito di 100 ali. Ora bisogna contare i colombi catturati e bisogna far presto perché qualcuno riesce sempre a liberarsi dalle maglie. C'è rivalità fra i gruppi di partitari delle diverse plagarie. L'abilità si valuta in numero di colombi e stasera se ne parlerà a lungo sulla piazza di Cava dei Tirreni. E tu, amico, hai ragione. I tuoi simili sono un po' ingenui, ma cosa vuoi farci? Non ti resta che continuare da solo verso le calde terre del sud. Buon viaggio, amico! Impropriamente l'ho definito specialino, ma è un bel documentario fatto molto molto bene dall'azienda di soggiorno, Autonomi Soggiorno e Turismo qui di Cava dei Tirreni. Veramente le cose belle si facevano. Avete visto quante comparse, quanti attori, che poi erano cittadini come noi. È stata una bella cosa, una bella voce, un bel ritorno nel passato. Anch'io quando ero ragazzino me le ricordo queste cose, con i Boy Scout eravamo nella Valle di Croce, vedevamo queste reti, i pilieri, no? Questi pali enormi che mettevano i frondolieri, me li ricordo fosse oggi, e quindi è stata una bella cosa e auspico che vi sia piaciuto. Ecco, questo è l'amore che noi dobbiamo sentire per la nostra città, non possiamo ricordarla solo. Quando ero ragazzo io, ecco, rimani ragazzo, fai sì che questa città torni come quando eri ragazzo, no? Che ti costa? E continua a dare il buon esempio. Continua a non portare il cane a spasso senza guinzaglio e non farlo defecare a lasciare i cordini lungo la città. Continua a non sputare gomme per terra come non facevi quando eri ragazzino. O le cicche per quelli che fumano. O sbraitare, o chiamare gli amici, parenti e conoscenti per strada a voce alta. Diamoci una regolata tutti quanti noi. Bene, stiamo per chiudere. Eccola qua, Lady Cava, Lady Cava 2. 242 pagine, 400 foto, vi è anche un bellissimo CD. È stata un'iniziativa molto bella, noi la viviamo veramente con gioia. Noi vogliamo ringraziare Alfonso Prisco, voglio ringraziare Felice Cermino, Lucia Vigliano, l'attuale presidente, Alfonso Prisco, il past president del Rotary, eccola qua, lo voglio far rivedere,
questo volume è in distribuzione in tutte le edicole, dove vedete affissa questa locandina, potete ritirare questo volume, che è veramente una chicca. Siamo grati, Cava dei Tirreni è grata a Rotary e a quanti lo compongono per questa meraviglia. Hanno rispolverato il nostro passato, hanno fissato in 800 immagini e in 15 canzoni parte, se non tutta, della storia della nostra città. C'è la Via Nova, no? Succedono con l'albero a re la strada nuova, anche questa è una bella canzone, oppure Cavesina, dolce cava paese ridente, me l'avete fatta cantare pure a me, sti fedenti. Bene, oggi vi lascio con un poco più di allegria, mi sono arrabbiato poco in verità, forse perché mi sto abituando a tante nefandezze. Diceva Gianni Guido, dice ancora, caro Livio, noi non ci indigniamo più, ci stiamo tanto abituando alle cose che non vanno, alle scritte sui muri, quella cattedrale mi fa piangere quando passa. Passiamo, la cattedrale Santa Liutore, no? Facciamo una bella figura quando vengono i forestieri a visitarci, bella proprio. Complimenti, bravi, come tutte le gomme lungo il Borgo Porticato, bella, bravo. Facciamo una bella figura proprio, alla fine del mondo. A proposito, ci hanno detto ci sono delle antenne per i telefonini, antenne, come posso dire, per irradiare le onde per i nostri telefonini, non so se è la TIM, se è la Vodafone, non lo so, lungo il corso, noi ci stiamo informando, attenzione che è un reato, Bene, allora andremo per voi all'isola ecologica, faremo tutto quanto è possibile fare e diteci cose esatte, non ci mandate a comprare pasta e ceci a noi, che non siamo degli sciocchini, ok? Informatevi prima sulle cose, vogliatele bene sta città, scriveteci quando volete, gli orari dell'isola ecologica ve l'ho dati, vi raccomando, per altri 6 mesi ce l'avremo attiva, quindi frequentate lunedì, martedì, giovedì e venerdì, 8.30 a 12, solo il mercoledì, 15.30 a 18. Arrivederci alla prossima, ditelo a noi, vogliatela bene veramente sta città, ok? Devi traslocare? Non preoccuparti, ci pensa Ciro. Devi smontare e imballare i mobili e poi rimontarli nella nuova casa? Non preoccuparti, ci pensa Ciro. Non sai dove mettere a deposito i tuoi vecchi arredi? Non preoccuparti, ci pensa Ciro. Traslochi e depositi, Ciro Lodato. L'organizzazione perfetta che risolve tutti i tuoi problemi con un attrezzato parco automezzi e piattaforme aeree per tutte le altezze. Personale qualificato per lo smontaggio e rimontaggio di ogni tipo di arredo e per ogni tipo di trasloco. Ampi depositi con copertura assicurativa per risolvere ogni problema di spazio, affidabilità, sicurezza e competenza. Hanno un solo nome, Ciro Lodato, traslochi, trasporti e depositi. Corso Umberto I 281, Cava dei Tirreni, telefono 089 46 65 94 o 348 320 31 87. Sorrentino Travel the Best. Agenzia di viaggio, tour operator, noleggio bus, minibus, gran turismo e autovetture. La Sorrentino Travel the Best dispone di una vasta flotta di automezzi, con diverse tipologie di vetture, tutta di recentissima immatricolazione. Con la sua professionalità ed esperienza offre ai suoi clienti servizi impeccabili e sempre all'avanguardia. Crociere, pellegrinaggi, teatro, vacanze al mare, sulla neve, in Italia ed all'estero per viaggi di gruppo ed individuali. Vida.
Visita il nostro sito e scegli tra le nostre tante offerte la vacanza giusta per te. Sorrentino Travel The Best, da oltre 50 anni, leader nel settore noleggio bus e viaggi. A Cava dei Tirreni, al corso Giuseppe Mazzini 56 089 34 56 03 e a Salerno, in via Costantino L'Africano 15 089 23 31 37. Sorrentino Travel The Best, vi portiamo ovunque. In this world, I am gonna walk until my feet refuse to take me any longer. Yes, I'm gonna walk and walk some more.